l'impero di Cesarò. Terreni agricoli, ristoranti, titoli AGEA, rapporti finanziari. Maxi sequestro questa mattina ai danni del boss Giuseppe Pruiti, attualmente in carcere per associazione mafiosa e omicidio. L'uomo avrebbe disposto dei beni grazie all'utilizzo di abili prestanome. Macchina dell'accoglienza. Strappata dalle mani della mafia e destinata a centro per i migranti, l'area su cui sorgerà il nuovo hotspot è un terreno di Viale Regione Siciliana a Palermo, un tempo di proprietà della famiglia Graviano. 2.800 metri quadri accoglieranno 500 profughi. No alla buona scuola. Da Piazza Verdi a Palazzo d'Orléans per protestare contro la legge 107 del governo Renzi. Alunni e insegnanti hanno incrociato le braccia questa mattina, sospendendo le lezioni e chiudendo le scuole. Chiesta più attenzione sulle condizioni dei precari e sul reclutamento docenti. Conti alla mano. Spese pazze per convegni e consulenze all'Arse. La Corte dei Conti chiede lo scontrino ai gruppi parlamentari. Dubbi sull'affidamento ad un fioraio di uno studio sullo sviluppo della Sicilia. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Avete sentito i nostri titoli, partiamo subito dalla cronaca. Era impegnato nella ristorazione, nel settore agricolo e proprietario di titoli ordinari AGEA. Maxi sequestro ai danni del presunto boss di Cesarò, Giuseppe Pruiti, condannato all'ergastolo per associazione di stampo mafioso e omicidio. Seppur in carcere, infatti, Pruiti risultava disporre direttamente e indirettamente di beni intestati a prestanome. Tutti i dettagli. Condannato all'ergastolo in quanto ritenuto capo clan di Cesarò vicino alla famiglia mafiosa catanese Santa Paola Ercolano e interdetto dal noto protocollo Antoci, adesso Giuseppe Pruiti vede smantellare il suo impero. Sequestro di beni in corso dalle prime ore di questa mattina, eseguito dal personale della Direzione Investigativa Antimafia di Catania con l'aiuto della sezione operativa di Messina, ai danni proprio del presunto boss nebroideo. Nel mirino imprese agricole, ristoranti, numerosi terreni, fabbricati nel territorio di Cesarò a Catania, diversi veicoli, centinaia di titoli ordinari AGEA, ovvero l'Agenzia di Coordinamento per l'Erogazione dei Fondi Europei destinati ai produttori agricoli, e rapporti finanziari non ancora quantificati. Pruiti era già finito nel mirino delle forze dell'ordine a seguito dell'attentato al presidente del Parco dei Nebro di Giuseppe Antoci, avvenuto lo scorso 18 maggio e che fece scattare serrate indagini sui titolari dei terreni limitrofi. Dai controlli della prefettura, infatti, era emerso che i titolari delle ditte richiedenti l'affitto dei terreni erano legate grazie ad intrecci parentali al capoclan condannato all'ergastolo per associazione di stampo mafioso e omicidio. L'odierno provvedimento, dunque, va a colpire beni di cui il presunto boss risulta disporre direttamente o indirettamente attraverso prestanomi. E questo è il nostro obiettivo, ha dichiarato soddisfatto il presidente Antoci, togliere a queste persone quello che andava dato a persone oneste. Aveva ragione Falcone, ha concluso, quando si seguono i soldi si fa loro male e questi reagiscono. 2.800 metri quadrati di terreno non edificato accoglieranno un nuovo hotspot per i migranti a Palermo. L'area è stata confiscata alla mafia, un tempo era della famiglia dei Graviano. Entro giugno la struttura potrà accogliere fino a 500 profughi. Ascoltiamo. Un terreno confiscato alla mafia diventerà un hotspot per i migranti. Il centro sorgerà a Palermo, in Viale Regione Siciliana, in un'area a monte dello svincolo di Via Oreto. Ad individuare la zona è stata la prefettura. Entro giugno la struttura potrà accogliere fino a 500 migranti. Gli hotspot sono strutture allestite nei centri più esposti a nuovi arrivi, nati con l'obiettivo di svolgere le procedure di identificazione, registrazione, fotosegnalazione e raccolta delle impronte digitali dei migranti. Nei 2.800 metri quadrati di terreno non edificato, una volta di proprietà della famiglia Graviano, il Ministero dell'Interno, attraverso la Protezione Civile, intende realizzare prefabbricati per ospitare i profughi in attesa di essere smistati ai centri di seconda accoglienza. Il terreno confiscato ai Graviano è stato affidato da anni al Comune di Palermo. A scegliere il posto la prefettura in accordo con l'amministrazione. In seguito ai sopralluoghi per verificare che il terreno sia adatto ad accogliere la maxi struttura è arrivato adesso il via libera. L'annuncio
L'annuncio della realizzazione dell'hotspot leggero a Palermo è arrivato ieri in commissione migranti a Montecitorio, in seguito alle proposte sui nuovi centri previsti nel sud Italia. Secondo il prefetto Pantaleone, va tramontando l'idea di creare un hotspot a Mineo, che è attualmente il centro per richiedenti asilo più grande d'Europa, che si tende ora ad alleggerire. Insieme a Palermo, un'altra struttura aprirà nella caserma Gasparro di Messina. Avrebbe alterato i propri orari di servizio sfruttando le sue conoscenze del sistema informatico del comune, modificando così l'orario del terminale di rilevazione delle presenze e inserendo una timbratura a piacimento, in modo tale da allontanarsi o arrivare in ritardo senza nessuna conseguenza. Un dipendente del comune di Termini Imerese è stato sospeso dal lavoro dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura. L'uomo è accusato di accesso abusivo a sistema informatico, falsa attestazione di servizio e truffa. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa. Al rientro torneremo a Catania per parlare dell'eruzione sull'Etna. Tra poco. CTS Play, la prima app delle TV siciliane. Facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Tele Ionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro, da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS, con te, sempre. La Spera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Spera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. Salve a tutti, eccoci di nuovo qua insieme in diretta da questo studio meraviglioso, e avete già visto quanto sia ricco, perché oggi tantissime cose carine, belle per tutte voi che già ci conoscete, che ci seguite da tanto, ma voglio salutare in modo particolare anche le signore che hanno cominciato a telefonarci e naturalmente a interessarsi ai nostri prodotti, quindi saluto. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. Trigioli, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini. A Palermo, in via Gaetano Daita 14. Tennis Club Valleiato, scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo, troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valleiato, il circoletto, a Partinico in contrada Timpanella. Bentornati in studio, continua l'eruzione sull'Etna, cominciata lo scorso 14 marzo. Dopo l'esplosione freatica verificatasi nella mattinata di ieri nella zona Belvedere a circa 2700 metri d'altezza, ecco che allerta rossa per gli spazi aerei. All'aeroporto di Catania al momento sono permessi solo 5 atterraggi l'ora, senza però nessuna limitazione per i decolli. L'attività stromboliana con fontane di lava, boati ed emissioni cessata la scorsa sera avrebbe ripreso nuovamente. Ieri erano stati soccorsi in 10 perché feriti dall'innesco che avrebbe fatto volare per aria frammenti di roccia. Per fortuna però nessuno avrebbe riportato gravi ferite.
Voltiamo pagina, lezioni annullate, in alcuni casi anche scuole chiuse. Studenti e docenti scendono in piazza a Palermo per protestare ancora una volta contro la buona scuola di Renzi. Affiancati dalle sigle sindacali, gli insegnanti chiedono di spostare l'attenzione sui precari e sul sistema di reclutamento dei docenti. Ascoltiamo. Tutta la scuola contro la legge 107 e i suoi decreti attuativi. Si legge questo sullo striscione sorretto questa mattina da centinaia di studenti e docenti che da Piazza Verdi a Palermo si sono diretti alla volta di Palazzo d'Orléans, incrociando le braccia in segno di protesta. Gli insegnanti si scagliano ancora una volta contro la buona scuola promossa dal governo Renzi nel tentativo di riportare l'attenzione sul problema del precariato e del sistema di reclutamento degli insegnanti. Ma non solo, perché all'appello non mancano anche gli studenti disabili che, accompagnati dai loro genitori, manifestano contro l'assistenza scolastica fino ad ora negatagli. Lo sciopero di quest'oggi non è un caso isolato. 9 le città italiane che hanno deciso di aderire alla manifestazione indetta dai sindacati USB, COBAS, Unicobas, Scuola, CUB, ORSA, ANIEF e Federat. Le sigle sindacali chiedono il ritiro dei decreti delega che il governo dovrà definire proprio a partire dal prossimo 20 marzo. Lo scorso 14 gennaio, si legge in una nota, l'attuale governo ha approvato 8 dei 9 decreti delegati previsti dalla legge 107 che dovrebbero entrare in vigore nei prossimi 2 mesi. La manifestazione del personale del settore scolastico ha ovviamente portato all'annullamento di alcune lezioni e in alcuni casi alla chiusura delle scuole. Convegni e consulenze d'oro all'ARS per le quali la Corte dei Conti chiede chiarezza. I magistrati contabili chiedono chiarimenti a tutti i partiti che sono tenuti a rispondere o scatterà la contestazione del danno erariale. Dubbi sulla consulenza affidata ad un fioraio e incarichi del PD agli avvocati Armao e Patanella. Convegni e consulenze all'ARS che non ha badato a spese ma che adesso si vede i riflettori puntati dalla Corte dei Conti per incarichi poco chiari. È il caso del fioraio Vincenzo Reale con un diploma dell'Istituto Nautico di Siracusa scelto dal gruppo Sicilia Democratica come consulente per elaborare uno studio sullo sviluppo della Sicilia dietro un compenso lordo di 5.000 euro. Ci sono poi 54.000 euro di spese per incarichi e convegni affidati ai consulenti Bruno Cilento, Francesco Ciaccio, Daniele Capuana e Calò Giro Barrile, altri 317 euro per produrre locandine e brochure, servizio affidato all'ingegnere Antonio Rizzo, per il quale la Corte dei Conti chiede la documentazione e la dimostrazione dell'interesse del gruppo parlamentare per il convegno Autonomia Siciliana e Riforma Costituzionale e quella relativa agli esborsi elencati nella richiesta dell'onorevole Marco Forzese. La documentazione richiesta spazia dalla ricevuta del versamento al comando dei Vigili del Fuoco di Catania a quella della ditta La Tecnica SAS, dalla ricevuta dell'acquisto dei valori bollati a 12.000 euro di fatture della ditta TV Europa, importi versati per spazi televisivi, per i quali la Corte chiede se siano riconducibili all'attività del gruppo parlamentare o alla compagine politica. Al gruppo Grande Sud PID le consulenze sarebbero costate 20.887 euro e sono state richieste anche gli atti per gli incarichi del PID agli avvocati Armao e Patanella. A Forza Italia si chiede la lettera di incarico per l'addetto stampa con un compenso da 14.000 euro e di chiarire quale sia l'oggetto esatto delle forniture descritte come materiale tipografico. Movimento 5 Stelle, Sicilia Futura, UDC e Partito Socialista dovranno specificare le spese per il personale legate all'IRAP. I gruppi saranno tenuti a rispondere o scatterà la contestazione del danno erariale. Il Consiglio Comunale ha approvato il contratto di servizio alla RESET, Rete Servizi Territoriali Palermo, che prevede per gli anni 2017-2018 un incremento degli stanziamenti che saranno pari a 33 milioni di euro. Si conferma l'aumento medio del 13% delle ore lavorative per ciascun dipendente, con una media che passa da 30 a 34 ore settimanali. Grazie a questo voto del Consiglio Comunale, afferma il sindaco Luca Orlando, si conferma la bontà dell'impianto gestionale della RESET e il suo ruolo strategico nel quadro delle aziende partecipate del comune. Slitta al 31 maggio la riconsegna dei lavori per la realizzazione dell'anello ferroviario di Piazza Politeama. Sempre per oggi è prevista l'apertura di 3 nuovi cantieri tra Via Roma e Via Cavour per l'installazione di un nuovo collettore fognario. I dettagli.
Slitta dal 31 marzo al 31 maggio la consegna dei lavori di Piazza Castelnuovo per la realizzazione dell'anello ferroviario di Palermo, nonché per la sistemazione della rete fognaria. La comunicazione arriva con una nota informativa da Technis, l'azienda che ha in affidamento la realizzazione delle opere. Dalla stessa società arriva un segnale di distensione con il comune dopo i dissapori degli ultimi mesi. L'amministrazione chiedeva da tempo la liberazione di Piazza Politeama, visto il ritardo di oltre un anno e mezzo nella realizzazione dei lavori a causa di una variante al progetto iniziale, approvato da RFI per la salvaguardia di alberi e palme presenti nella piazza. Liberazione che nei prossimi giorni ci sarà. La Technis, infatti, smonterà le trincee poste in zona Golosone McDonald's e quella al centro della piazza. L'azienda si è impegnata inoltre ad aprire dei cantieri notturni in via Emerico Amari e in viale Lazio per velocizzare e rientrare così nei tempi di riconsegna comunicati. In via Roma, invece, saranno aperti 3 nuovi cantieri per l'installazione di un nuovo collettore fognario. Il primo cantiere occuperà l'intersezione con via Amari, il secondo con via Cavour, mentre il terzo sarà posizionato in piazza 13 Vittime. La strada resterà aperta, ma saranno necessarie alcune deviazioni di autobus che Amat comunicherà nei prossimi giorni. Da oggi, inoltre, riprendono gli scavi al foro italico dopo il ritrovamento di resti delle antiche mura della città. L'area lato monte tra Porta Felice e il palchetto della musica verrà chiusa al traffico, mentre sulla corsia lato mare si viaggerà a doppio senso. Restiamo a Palermo, ma parliamo di spettacolo. Tra emozioni, pianti di gioia, premiazioni e lettere si è tenuto ieri sera lo spettacolo Nulla nasce per, al Teatro Don Orione. Gli incassi dell'evento, organizzato grazie all'aiuto di Tiziana Vaccari, Dario Veca e dell'ispettore di polizia Salvo Zuccaro, sono stati donati all'operatrice Marcella Chirchio, recentemente derubata di telecamera, computer portatile, microfono e hard disk e dunque impossibilitata a lavorare. Premiata come Donna Attiva 2017, la Chirchio ha anche ricevuto una lettera da parte del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. A titolo gratuito sul palco il corpo di ballo Rose d'Oriente, il cabarettista Tony Carbone, il violinista Mario Renzi e il prestigiatore Christian Carapezza. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa, rientro allo sport, restate con noi. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale. Centro Batterie e Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni.
batteria 50A con garanzia a 25 euro, da 65A 45 euro, da 80A 51 euro. 4 litri d'olio, 10W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effettua cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif, a Palermo, in via Vannantò 21. Naif. Gustose tentazioni. E siamo allo sport, il calcio. Roland Sallai e il connazionale Norbert Balog agiranno a supporto di Ilie Nestorovski nella delicata sfida esterna contro l'Udinese in cerca di punti salvezza e rincorsa sull'Empoli. Con loro potrebbe esserci anche Alessandro Diamanti, ma Diego Lopez si è riservato di decidere se l'ex Watford sia in grado di assicurare corsa e qualità sin dal primo minuto. Attraverso i microfoni del sito ufficiale del Palermo ha parlato proprio Sallai. L'Udinese è una squadra forte, ma noi ogni giorno lavoriamo duramente. Andremo alla Dacia Arena per vincere, sono felice e voglio giocare ancora, ha detto l'ungherese, che poi ha brevemente commentato anche le ultime vicende societarie. Baccaghini è una grande personalità, si è limitato a rispondere. Dopo la partita contro l'Udinese, il classe 97 raggiungerà l'Ungheria per affrontare il Portogallo. La convocazione in nazionale, sono molto contento e lo sono anche di affrontare Cristiano Ronaldo. Siamo in chiusura, vi ricordiamo come sempre che questa edizione è disponibile sul portale online ctsnotizie.it. Per tutte le vostre segnalazioni ci potete contattare alla pagina Facebook CTS Compagnia Televisiva Siciliana o all'indirizzo mail ctsredazione@libero.it. Vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo. Diamo insieme uno sguardo alla situazione a livello europeo. Un'area di bassa pressione circonda la nostra penisola, ma si ferma all'altezza delle Alpi e non andrà quindi a interessare gran parte dell'Italia, soprattutto il centro-sud delle isole maggiori, se non con una certa nuvolosità proprio sull'arco alpino e in parte sulla Liguria di Levante e l'alto versante tirrenico. Prima di entrare nel particolare, però, appunto, situazione che per il resto sarà ancora caratterizzata da tempo anticiclonico e soprattutto temperature che, lo vediamo dalla grafica, saranno piuttosto miti, di stampo primaverile da fine aprile praticamente, soprattutto al nord-ovest, punte di 22 gradi a Torino e Milano, ma diffusamente intorno ai 20 su tutta la penisola. Come anticipato, qualche pioggia sull'arco alpino, un po' di nubi tra la Liguria di Levante e l'Alto Tirreno, valori invece più freschi dal punto di vista termico sul versante adriatico, ma comunque gradevoli e miti. Aggiornamenti in tempo reale sull'applicazione di Trebi Meteo.